Cinebert, i tuoi ospiti sono arrivati. Venite, la cena è pronta. Il caro abate mi ha mandato un caloroso invito. Parlava di amici ansiosi di vedermi. È presto per cenare, lo so. Ma la birra di Cinebert è davvero squisita, con arrosto di agnello, piselli e mirtilli. Non ho resistito. Dov'è mio fratello? Non è qui. Mon Dieu. Non gliel'ho detto. Uccidila e non troveremo mai Sigurd. Siedi, Eivor. Mangia. Lascia che ti racconti di colui che parla con gli dèi. Mi deridi. Ho ucciso per molto meno. Certo che l'hai fatto. Non è tipico di questo triste mondo. Abbattiamo le pecore e sfoltiamo i greggi come ci pare, tu e io. Su questa terra vagano corpi buoni solo a decomporsi. Carne sprecata. Ma non Sigurd. Sigurd è assai diverso. Sigurd è benedetto. È divino. Gli dèi parlano attraverso di lui. L'hai convinto di una menzogna. Le tue parole sono peggio del veleno. Avresti dovuto ascoltarmi, Eivor. Ho provato a dirtelo. Gli dèi esistono e possiamo afferrare il loro potere. Non lo troverai mai. Non finché mi servirà. Ai vecchi amici. È davvero delizioso, Cinebert. Sento del garofano. Beh, direi che la cena è finita. Uccideteli e portate i corpi al mio santuario a Canterbury. Presto ci saranno addosso. Ci sono altre vie d'uscita. Che si è lasciata sfuggire che il suo santuario è a Canterbury. L'ha fatto, e senza motivo. Mi avvicinerei con molta cautela. Forse ha mentito. Forse, ma è l'unica traccia che abbiamo. Spero che i nostri sforzi valgano tutto questo sangue. È per Sigurd, mio fratello. Certo che sì. Allora andiamo, dritti nelle fauci della morte. Non ho mai voluto arrivare al mio inferno. Tutto questo non sarà invano, Eivor.